Buonasera amici, eccoci qua per la consueta diretta settimanale, anche se in realtà la settimana scorsa ho tardato un attimino. E come sempre, voi oramai lo sapete, prima devo fare le condivisioni su tutti i profili Facebook in maniera che tutti gli amici ci possano seguire. Intanto vi saluto caramente, vedo già Dudu Di Leo che è entrato nella diretta. E ringrazio e saluto Andrea Cave Naghi, sta guardando e ho qua un problema di linea che non riesco a condividere. Comunque aspettiamo un attimino e poi iniziamo come sempre la diretta. Niente, ho un problema di linea, non riesco a condividere. Un attimino, scusatemi, prendo il wifi in modo che posso agganciarmi alla rete. Bene, vedo anche Maurizio Merlotti. Se mi scrivete, se sentite, se vedete bene tutto quanto, vi ringrazio in modo che posso essere tranquilla. Ciao a tutti, dice Dudu Di Leo. Perfetto, benissimo. Niente, qua proprio non ce la possiamo fare con la linea questa sera. Ok, ciao Emanuela, grazie per il sostentamento e per che mi stai dicendo che la linea si vede. Cerco di fare le condivisioni da un'altra postazione e poi parto con tutto quello che vi voglio dire perché, come sempre, ho molto da raccontarvi. State bene? Spero di sì. Allora, Graziano Di Lei si sente e si vede bene. Perfetto. Allora, ancora un attimino di pazienza in modo che riesco a fare il mio lavoro di condivisioni e poi andiamo avanti. Dunque, popolo della famiglia. Allora, Graziano Di Lei, c'è ancora qualcuno che mi vuole dire qualcosa in maniera che riesco a rispondervi prima di iniziare a parlare dell'argomento? Ah, Antonio Catanzariti da Giaveno. Ciao carissimo, mi fa piacere vederti da Giaveno, ma di origini calabresi. Visto che io sono in Calabria, perché mi hanno prima di tutto seguito la mamma, come ben sapete in molti, e poi adesso sono anche candidata qua in Calabria, mi fa piacere un paesano delle mie origini, cioè piemontesi, però con le mie anche origini calabresi e quindi ecco qua, sto condividendo, ho quasi finito, così poi posso parlarvi. Un'ultima condivisione e ci siamo, perché naturalmente deve sempre esserci qualcosa che non va per partire velocemente. Dunque, mamma mia, quanto è difficile. Dunque, eccoci qua. Eccoci qua. Ok, ce l'ho fatta, finalmente. Bene, allora, prima di tutto vi chiedo scusa per il ritardo che ho avuto questa sera, ma ero a messa perché questa sera è, come sapete, mercoledì delle ceneri, quindi era importantissimo partecipare, come è importante partecipare possibilmente anche tutti i giorni alla messa. Soprattutto la mia guida spirituale, che ho proprio anche nello specifico per questo percorso che ho nel Popolo della Famiglia, mi dice sempre, sappi che ora più che mai bisogna pregarsi, mettersi in grazia, stare sotto appunto la protezione di Gesù e di Maria, perché chi difende la famiglia e la vita, come stiamo facendo noi, ancor di più è attaccato, perché comunque con questo desiderio che abbiamo di entrare in Parlamento per difendere la famiglia naturale, la vita dal concepimento alla morte naturale, i nostri giovani dall'ideologia di genere. Entrando in un Parlamento dove ci sono leggi proprio dettate non da uno spirito di Dio, ma da uno spirito avverso alle leggi di Dio, è ovvio che dobbiamo essere ancora più protetti, ancora più guidati. Cosa mi ha colpito questa sera, proprio perché sono appena arrivata adesso dalla messa appunto delle ceneri, cosa mi ha colpito di quello che ha detto questa sera il sacerdote? E da collegare al percorso che stiamo facendo come popolo della famiglia. Mi ha colpito che ha detto che per
perché avvenga un cambiamento in noi, dobbiamo rimanere turbati, turbati da qualcosa. Ecco, il cambiamento che noi, il popolo della famiglia, vogliamo fare è proprio perché siamo tutti uomini e donne turbati da quello che sta avvenendo nella società odierna. E cosa sta succedendo nella società odierna? Stanno facendo leggi mortifere, spacciandocele come leggi moderne, come cambiamento, come uscire dal Medioevo. Mi ha colpito molto perché adesso avremo qua sabato in Calabria Maria di Nolfi e poi vi dirò bene dove, anzi invito tutti i calabresi a partecipare. Siamo naturalmente dove c'è il popolo della famiglia, non mancano gli attacchi e questa è proprio la prova che siamo sulla strada giusta, è proprio questo il percorso che dobbiamo fare, perché se fossimo allineati col pensiero dominante, il pensiero unico, ma o piuttosto col pensiero di colui che sta dettando queste leggi di morte, cioè il demonio, ecco, allora ci lascerebbero in pace, ma non ci lasciano in pace perché vogliamo portare delle leggi invece alla luce di quelli che sono gli insegnamenti di vita, gli insegnamenti di colui che ci insegna la strada, allora veniamo attaccati. Una cosa che mi ha colpito ieri, perché in un gruppo è stato pubblicato appunto l'avviso che Maria di Nolfi sarà in Calabria, è una persona, tra l'altro di tendenza homo, ha scritto che noi proveniamo dal Medioevo. Ecco, in realtà il Medioevo sono queste leggi inique. Queste leggi che si ripetono nell'errore e aggiungo io nell'orrore. Perché io dico che le leggi attuali sono del Medioevo? Perché sono le leggi di sempre, non è mai cambiato niente. Sono quelle leggi che vanno a colpire, a usare l'uomo. Noi invece, il popolo della famiglia, che ci vogliamo rifare a politici cattolici anche, no? Il nostro programma è basato sul compendio della dottrina sociale della Chiesa. Sì, leggo qui Emanuela Pongiluppi, fiera di essere medievale. Ecco, siamo in due, cara Emanuela. Che poi, cara Emanuela, lo sai anche tu meglio di me, no? Che vogliono confondere con le parole, no? Vogliono usare queste parole che magari ad effetto, no? Ah, voi siete medievali, senza manco sapere effettivamente cosa stanno dicendo. Ecco, anche qua Graziano Deledis, fiero di essere Matusalemme. Pensano, no, magari di cambiare l'opinione pubblica dicendo delle parole proprio adatte al momento. Noi che invece siamo fieri di essere medievali, ma per portare ad una modernità, vogliamo spiegare alle persone quali sono gli errori di questa cultura di morte. Prima di tutto, noi vogliamo uscire da questi schemi ripetitivi, no? Questo medioevo della politica attuale, dove 40 anni, 50 anni che ci promettono le stesse cose e mantengono le stesse direttive, no? Cioè, ci promettono in campagna elettorale il cambiamento. Ho letto oggi anche velocemente che Berlusconi, anche lui adesso vuole dare 1.000 euro a ogni donna. Non ho letto bene se ad ogni donna o ad ogni mamma, ma comunque diffidiamo dalle imitazioni, ripeto sempre. E vogliono contrapporre al falso, cioè loro ci raccontano un falso, qui noi dobbiamo contrapporre un vero. Siamo in un momento dove vorrebbero descriverci il male come un bene. Quindi, in questa politica ripetitiva, in questa politica medievale, dobbiamo entrare con un nuovo modo di fare politica, che è questo proprio del popolo della famiglia, che propone, partendo da un programma basato sul compendio della dottrina sociale della Chiesa Cattolica come mai prima, mai successo, vuole difendere la famiglia come mai prima, mai successo, vuole difendere la vita dal concepimento alla morte naturale, perché non vuole relegare l'uomo ad oggetto, ma vuole il movimento, il popolo della famiglia, relegare l'uomo a soggetto, quindi prendersi cura della persona, grazie, ciao Roberta Palmigiani, Palmigiani, sì, ecco, vogliamo noi, popolo della famiglia, fare invece non un qualcosa di medievale, ma qualcosa di moderno, anzi, un qualcosa di mai visto. È un'altra cosa che mi fa riflettere, no? Io ho messo questa sera il titolo I come impresa, ma che impresa, popolo della famiglia, perché non mi sono preparata nulla, perché
noi militanti e candidati del popolo della famiglia sono veramente giorni di fuoco, no? Mesi di fuoco, dove dobbiamo a denti stretti e con le unghie ben radicate nel percorso che stiamo facendo, non abbiamo più tempo nemmeno per respirare, perché siamo proprio lì a far conoscere il nostro movimento, perché i mass media non ci aiutano e allora lo dobbiamo fare di porta in porta. Ma ragazzi, stiamo crescendo molto di più di come se fossimo sui media. State tranquilli che faremo un bel botto noi popolo della famiglia. Ecco, non mi sono preparata nulla, ma mentre guidavo, perché sono arrivata dalla Lamezia Terme, stavo riflettendo su una cosa, no? Perché sto trovando in tutta Italia, ma anche qui in Calabria, quei sacerdoti o quelle persone o quei vescovi che fanno ostruzionismo, dicendo appunto no, no, non si fa politica. Ma anche ieri in questo gruppo di laici, no? Aveva prima una signora alle 2 di pomeriggio messo vota PD, non è successo niente. Abbiamo messo noi l'invito per venire, perché viene Maria di Nolfi in Calabria, apriti cielo. Addirittura mentre scrivevamo sono già entrati dicendo non si fa politica. Ma come? Alle 2 di pomeriggio avevano già fatto politica, nessuno diceva niente. Alle 6:30 di sera abbiamo messo noi non si fa politica. Ma allora io ho riflettuto sia sui laici, sia sui sacerdoti, sia sui vescovi che dicono che non si fa politica, mentre io so che ci sono laici, sacerdoti e vescovi che indicano la strada, perché anche i sacerdoti e vescovi è bene che indichino la strada. Anche nella politica, perché anche nella politica bisogna fare discernimento fra il bene e il male, ed è ipocrisia chi dice non si fa politica, perché tutti faremo politica il 4 marzo nel momento in cui andremo a votare. Ecco, io penso piuttosto che quelle persone, piuttosto che sacerdoti, piuttosto che vescovi che dicono che non si fa politica, è perché fanno politica, ma fanno una politica che non è la nostra. Però allora mi viene ancora da riflettere e mi faccio una domanda. Queste erano tutte un po' i miei pensieri mentre guidavo per venire qua dalla Lamezia Terme. E mi dicevo, ma come fanno dei sacerdoti, vescovi? Perché parlo anche di sacerdoti e vescovi? Perché ce n'è sia che ti danno indicazioni certe e chiare di dire non si negozia con i valori no, non negoziabili, cioè praticamente si difende la vita, si difende la famiglia, si difende dall'ideologia di genere, perché comunque questi sono gli insegnamenti anche della nostra fede, mentre ci sono quelli un po' più puritani, dicono no, 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 o anche laici, o nei gruppi di preghiera, amici miei, no, no. No, no, noi preghiamo e basta. Ma io mi domando, ma come preghiamo e basta? O come tu sacerdote, come fai a non indicarci qual è il nostro bene? Perché nel momento in cui noi votiamo e votiamo nella parte sbagliata, stiamo diventando complici di quel male, complici di quel male di cui noi poi dovremo rendere conto a Dio. O comunque, se non è una questione di fede. E parliamo invece dei laici, quei laici come ieri che ci hanno attaccato in questo gruppo, era un gruppo tra l'altro di pasticceria, dicono no, non si fa politica quando prima il PD andava bene, il popolo della famiglia crea malumori ovunque. Ma a me dà proprio il chiaro segnale che questo popolo della famiglia è benedetto. È benedetto perché se ogni volta che viene fuori proprio anche in maniera, come dire, educata, silenziosa, fa un gran rumore di urla e di strepiti e di nervosismi. E allora dico, boh, siamo proprio dalla parte giusta, perché come aveva detto Suor Lucia di Fatima, l'ultimo attacco del demonio sarà contro la famiglia, ecco, e contro coloro che vogliono difendere la famiglia. Ecco, bene ragazzi, popolo della famiglia, siamo proprio qua in piedi a ricevere questi attacchi, ma perché siamo nella direzione giusta. Quindi con coraggio andiamo avanti. Andiamo avanti perché tra l'altro, io sono anche certa, come ci sono stati quei 200 sacerdoti e consacrati che ringrazio, che hanno pubblicamente difeso e avallato il nostro movimento, ecco, come ci sono sacerdoti e consacrati che indicano la strada, mi domando. Per quei sacerdoti e consacrati che non lo fanno, qual è il vero motivo? Perché, ripeto, anche loro dovranno andare a votare, anche loro
devono guidare le anime, perché il ruolo di un consacrato, il ruolo di un sacerdote, il ruolo di un vescovo è quello di guidare le anime, ma le anime non si guidano a compartimento stagno, le anime si guidano in toto, in ogni ambito della propria vita. Mi ricordo come padre Livio, non in questa volta, in questo momento qua di votazioni attuali, ma un po' di tempo fa, mi ricordo perché io l'ascoltavo, io ero una di quelle persone che voleva capire chi votare, parlo di un po' di anni fa, e a me è servito avere un sacerdote che tramite Radio Maria, padre Livio, indicava e diceva: attenzione, perché quando andrete a votare poi diventerete complici di quelle leggi, di quelle persone che faranno quelle scelte, voi insieme a loro avvallerete quelle scelte. E allora, cari signori e cari amici, il momento delle votazioni, cioè il 4 marzo ora, sarà un momento molto importante, perché oltre al voto in sé, oltre al risultato finale, che sarà quello che Dio vorrà, e in particolare la cosa più importante è la scelta tra il bene e il male che stiamo facendo in quel momento, ma anche se non abbiamo fede, anche se non abbiamo un percorso, un cammino di fede, perché comunque difendere la famiglia, quella famiglia che fa impresa, quell'impresa che aiuta la famiglia, proprio per l'argomento di questa sera, ecco, anche in un ambito laico ha la sua importanza. Un laico anche, e qui non voglio più toccare l'argomento cammino di fede, ma persone semplicemente umane di buona volontà, che non tutelano la famiglia, non tutelano i propri figli dalle droghe, vogliono liberalizzare le droghe, non difendono la propria vita dalle DAT, quella legge che permette di morire di fame, di sete, dicendo astutamente e con menzogna che è un metodo, un modo per farti decidere se soffrire o non soffrire, se trapassare quell'attimo che ci divide tra la vita e la morte in una maniera un po' più dolce, che, come ho già detto tantissime altre volte, dolce non è, ma addirittura morire tramite le DAT, morendo quindi disidratati, è la morte più dolorosa in assoluto, anche in sedazione profonda, ecco, cari amici, penso che ci sia da riflettere, anche se sei laici, da chi a chi daremo il nostro voto, perché il nostro voto è unico ed è veramente il voto, un voto che dobbiamo dare in piena coscienza, liberi da ogni veicolazione, liberi da ogni indicazione che non è quella del nostro vero pensiero, profondo pensiero. Non dobbiamo pensare di dare un voto utile, tra virgolette, per come vuole il mondo, ma dobbiamo dare un voto utile per quello che dovrà essere il nostro futuro e il futuro dei nostri figli. Ora, vedo anche Francesca Centofanti che saluto, leggo Roberta Palmigiani, dice: ci tengo a ringraziare tutti i sacerdoti che aderiscono al movimento difendendo con ogni mezzo la famiglia, i bambini, le nostre origini cristiane, le nostre tradizioni. Grazie a tutti voi. Grazie cara Roberta, tra l'altro adesso ho di nuovo la linea e così riuscirò a condividere, a Dio piacendo, anche sulle altre pagine, perché praticamente alla fine non ho condiviso, perché ho condiviso solo su una pagina e quindi vedo che non siamo molto seguiti ed è meglio che condivido anche sulle altre. E quindi, cari amici, veramente dobbiamo invertire questa rotta, togliere questo modo oramai vecchio, unto, bisunto, di fare sempre gli stessi rituali. In campagna elettorale ci promettono mari e monti, poi una volta che ce li hanno promessi si sono seduti su quella poltrona, chi si è visto, fanno tutto quello che vogliono a discapito di noi cittadini. Ma allora dico, ma perché noi cittadini dobbiamo dare in mano a queste persone che oramai conosciamo nel dettaglio, quasi più di uno di famiglia, ce l'abbiamo sempre in casa nostra a decidere le nostre vite e ci fanno sempre stare male, non ci danno mai nulla di buono, ma perché dobbiamo continuare a dare fiducia
a queste persone che fino a oggi non hanno fatto nulla di buono per noi. E perché non dare invece fiducia al popolo della famiglia, che è proprio un movimento nuovo, nato con quel Renzi, ce ne ricorderemo, nato con quella volontà di quei quasi 2 milioni di persone, anche tu Francesca Centofanti, so che c'eri al Circo Massimo a Roma, per dire no al DDL Cirinnà e che caparbiamente, seppur avevamo 100 parlamentari cattolici in Parlamento, anche spalmati in questo vecchio metodo, spalmiamo i cattolici così finalmente potranno far qualcosa all'interno dei partiti. Invece sono sempre stati fagocitati e riportati a quello che i partiti volevano, quindi usandoli. Perché allora ora non diamo fiducia a questo movimento che veramente vuole fare quel percorso di chiarezza? Di chiarezza proprio di scelte in maniera compatta e unita, tutti con lo stesso modo di pensare, tutti con lo stesso modo di desiderare il futuro nostro e dei nostri figli. Anna Russo, leggo: il problema è che tanti non ascoltano Padre Livio e Radio Maria, tanti collaboratori spiegano, aiutano a capire i mali del nostro tempo. Esattamente così, cara Anna Russo. Ascoltano ogni voce menzognera pensando che portino a un futuro migliore, pur avendo fatto l'esperienza che quel futuro migliore non c'è, e caparbiamente ci si continua a buttare giù dal burrone pensando di avere il paracadute dietro le spalle, sbattendoci sempre il muso e non imparando mai la lezione. Ecco, io penso che uomini e donne adulte di buona volontà devono riuscire a fare almeno questo tipo di discernimento. Comunque, volete una notizia? Non ho internet da nessuna parte se non solo qua nell'iPad, quindi non riesco a condividere. Anzi, vi chiedo a voi di condividere, cari amici, in maniera da far arrivare a quante più persone possibili la diretta, perché comunque siamo quasi allo sgocciolo di questa campagna elettorale e quindi dobbiamo tutti insieme fare il massimo del lavoro per contribuire al cambiamento, quel cambiamento che porterà beneficio ai nostri figli se riusciremo a farlo cambiare nella direzione giusta. Ora, tornando, grazie Roberta Palmigiani, vedo che hai condiviso e ti ringrazio. Tornando invece al discorso di Maria di Norsi qua in Calabria e al discorso che sono candidata qua in Calabria, e ho trovato tra l'altro un gruppo bellissimo di candidati, ottime persone, tutte che hanno capito l'importanza di quello che dobbiamo fare per il bene dei nostri figli. E tra l'altro in un mese che il popolo della famiglia è nato qua in Calabria, siamo perfettamente allineati con il resto d'Italia, e questo è un orgoglio per me, un doppio orgoglio. Primo orgoglio perché anch'io, insieme a questi 20 candidati, insieme stiamo contribuendo a far conoscere il popolo della famiglia, ma anche l'orgoglio di essere anch'io come radici di questo popolo che veramente ho sempre amato e che adesso ancora di più amo, perché stando qui da tantissimi mesi sto conoscendo e sto approfondendo ulteriormente la bellezza di questo popolo, la dignità di questo popolo. È un popolo, la Calabria è fatta di persone veramente che soffrono una durezza sociale veramente non comune, però l'affrontano con una forza, una determinazione, una bellezza che veramente mi sta facendo innamorare ancora di più di questo popolo dalle quali io ho le origini. Ecco, Francesco Clemente dice: buona fortuna Angela, in questo momento ci va. Grazie Francesco Clemente, fortuna e preghiera, ci vogliono tutte e due. Movimento Cristiano Popolo della Famiglia, saluti Popolo della Famiglia Battipaglia. Perfetto, Battipaglia. Saluto
siamo qui più vicini che da Torino, ecco, e sosteneteci e sosteniamoci e andiamo avanti in questo bellissimo percorso. Ora, io sono in Calabria e quindi vi volevo dire che sabato, questo sabato qua, il 17 febbraio, avremo Maria di Nolfi in due città della Calabria. Abbiamo fatto qua le locandine, se le vedrete condividetele perché le stiamo facendo girare sia su Facebook che sui vari WhatsApp, che poi una volta che parte il primo arriva, si spalma in tutta Italia. Avremo Maria di Nolfi il 17 febbraio alle ore 17 a Soveria Mannelli. Presso la sala Officina della Cultura, praticamente la piazza sottostante la chiesa di fronte alla posta, e sempre sabato 17 febbraio, cioè questo sabato che viene, alle ore 19:30 avremo Maria di Nolfi a Lamezia Terme, al Grand Hotel Lamezia, proprio di fronte alla stazione, in modo che tante persone, volendo, possono raggiungere questo luogo anche prendendo il treno, anche da Catanzaro, Cosenza, Vibo, Reggio, insomma, tutte le persone che vogliono usufruire di questa grande opportunità che la Calabria ha di avere il nostro presidente, nonché fondatore del Popolo della Famiglia, che con quella felice intuizione, dopo il Family Day, dopo che questi 100 parlamentari spalmati sui vari partiti, collusi tra loro, perché la sinistra ha proposto, ma la destra ha dato la forza necessaria con quei voti determinanti per accettare queste leggi mortifere, ecco, Maria di Nolfi ha avuto questa bellissima e intelligentissima intuizione di far nascere questo partito politico, perché sì, ragazzi, le manifestazioni di piazza sarebbero quel ruggito del topo, come ha ben definito lui, che non hanno né arte né parte, non servono a nessuno, e quindi è proprio in Parlamento che dobbiamo entrare per andare a fermare queste leggi mortifere e inique. E in Parlamento come ci entrerà il Popolo della Famiglia? Superando il 3%. Quindi basta che uomini e donne coraggiose e di buona volontà diano il sostegno, che poi è proprio un obiettivo raggiungibilissimo. Il 3% sono 1 milione di persone, ma 1 milione di persone in tutta Italia sono veramente un obiettivo che con la buona volontà si può raggiungere, ma non solo facilmente, ma anche superare abbondantemente. Ecco, se con il 3% entreremo in Parlamento, saremo una ventina di deputati che potremo andare a fermare queste leggi mortifere che vorrebbero proseguire. Perché, cari amici, forse non è chiaro, ma nella vecchia legislatura sono passate 3 leggi nefaste per la nostra società: il DDL Cirinnà, il biotestamento. Quindi sempre torniamo a quel discorso delle DAT e il divorzio breve. Ma il futuro, la futura legislatura già prevede la legalizzazione delle droghe, l'incesto, la pedofilia, l'accettazione dell'incesto, l'accettazione della pedofilia. L'accettazione dell'apertura delle case chiuse, che in Germania è da 10 anni che esiste questa legge ed è servita semplicemente ad aumentare la perversione anche nella famiglia, perché quegli uomini abituati ad andare con le prostitute aumentano la loro, come dire, deviazione e pretendono dalle proprie mogli quelle prestazioni che loro pagano. Ma non solo, è aumentata anche la prostituzione maschile. Quindi vedete, cari amici, che la liberalizzazione degli istinti, chiamiamoli così, non sono dei traguardi, perché, cari amici, le regole ci vanno, quelle regole morali che ci indicano quella strada che ci porta a quella continuità di rapporti, a quella delicatezza di rapporti, va mantenuta e non bisogna, come un vecchio detto, lasciare la strada vecchia per la nuova, pensando che la nuova sia migliore della vecchia, perché quasi sempre la nuova porta in percorsi veramente pesanti e pericolosi. Anna Russo scrive: Gentiloni lo ha detto 2 giorni fa, le riforme devono andare avanti. E certamente, ma andranno avanti con l'eutanasia anche, perché le DAT sono solo l'anticipo di quello che sarà l'accettazione dell'eutanasia. Ma, cari amici, non pensate che dare in mano allo Stato la possibilità di ucciderci, decidendolo lui, sarà come ci stanno raccontando adesso,
che saremo noi a decidere se morire di una morte dolce o meno. Perché nel momento in cui, e la Gran Bretagna ce l'ha dimostrato uccidendo il piccolo Charlie Gard, nel momento in cui sarà lo Stato a decidere se sopprimerci o meno, lo Stato farà un calcolo semplice di costo-beneficio. Nel momento in cui noi persone che abitiamo un territorio, diventiamo per lo Stato un peso, lo Stato, non amandoci come ci può amare una famiglia, nel momento in cui non siamo più produttivi, per lo Stato diventiamo un costo e da tale ci tratta, ci ucciderà. Quindi noi veramente, in maniera molto stupida, lasciatemi passare la parola, daremo allo Stato la possibilità di ucciderci legalmente, esattamente come è successo con l'aborto. La legge dell'aborto non è nata per essere utilizzata come un anticoncezionale di massa, e quindi mancano 5 milioni di italiani all'appello, ma era nata per far sì che quelle donne con gravi patologie psichiatriche, piuttosto che quei feti con gravi malformazioni, sarebbero poi potevano avere queste donne la possibilità di non proseguire la gravidanza. Ma a oggi una donna che semplicemente decide che non è il momento giusto perché quella vita venga al mondo, quindi una donna sana con un bimbo sano può decidere di sopprimere, anzi decide di sopprimere quel bambino, ed è tutto legale. Quella legalità che fa costume, quella legalità che fa perdere di vista la gravità dell'azione. Ecco, cari amici, noi dobbiamo tornare a capire che ci sono delle azioni che non devono essere compiute nemmeno, ma anzi aggiungo soprattutto, se lo Stato a dircelo. Io lavoro in un ente pubblico e a me per legge è vietato compiere un'azione, se il mio capo mi obbligasse a farla, se non è corretta nel tipo di amministrazione che facciamo. Ecco, allo stesso modo noi cittadini abbiamo l'obbligo di non compiere azioni che lo Stato ci dice che sono azioni giuste, se non sono azioni giuste, perché uccidere una persona all'inizio della vita o alla fine, che tra l'altro è il momento in cui è più vulnerabile, è più debole, è il momento in cui avrebbe maggiore bisogno di assistenza, ecco, quella è un'azione che sia per chi crede sia per chi non crede è lampante, è evidente che è un'azione che non va commessa, perché comunque l'istinto di sopravvivenza è un istinto primordiale, nonché un dovere. Nel momento in cui una persona si sta suicidando, tutti noi abbiamo il dovere di salvarla. E allora com'è che se in un letto di ospedale, piuttosto che nel grembo di una madre, non ci viene quell'istinto di difesa? Anzi, magari difendiamo gli animali e non difendiamo un cucciolo di uomo o un uomo affaticato dalla vita. Quindi va da sé che sia per chi crede sia per chi non crede, queste leggi mortifere sono leggi inique e sono leggi che porteranno alla distruzione della nostra società. Graziano Dell'Eli scrive: Cappato intervistato gongola quasi alla decisione dei giudici. Ma certamente gongola, perché poverino, lui non si rende conto della gravità delle azioni, perché veramente chi vive nel male, chi vive nell'errore, chi vive nel peccato, nell'errore per chi non crede, nel peccato per chi crede, ha veramente una fetta di prosciutto davanti agli occhi che non gli fa più vedere la realtà, quella vera, ma vede una realtà distorta, frutto della propria mente malata a quel punto, perché hanno problemi queste persone, diciamocele chiaramente queste cose, che oltretutto indicano ad altri la strada da percorrere che poi magari loro stessi non percorreranno. Quindi non facciamoci prendere in giro da persone che hanno i loro interessi, quelli che dicono non ci occupiamo di politica, non parliamo di politica, non diamo indicazioni di politica, quando invece la verità è che loro danno indicazioni diverse da questo tipo di politica che li mette in crisi e che vogliono far andare avanti altri. Io addirittura, ovviamente non faccio nomi perché Maria a Medjugorje ci dice di pregare anche per i sacerdoti che magari ci lasciano un po' così perplessi, anche perché io la maggioranza dei sacerdoti che conosco, anzi la quasi totalità, sono santi sacerdoti. Ma io mi sono trovata nel 2016 in campagna elettorale a sentir dire da un sacerdote la politica è una cosa e la fede un'altra. Ma come si fa? Diffidiamo da chi ci dice queste cose, diffidiamo da chi ci dovrebbe guidare spiritualmente e non ci indica la strada.
Diffidiamo da chi anche laicamente ci dice l'aborto è giusto, ma qui stiamo uccidendo un bambino. Diffidiamo da chi ci dice un qualcosa che ci turba. Quel turbamento usiamolo per cambiare questa mentalità, per tornare a essere veramente uomini e donne con la U e con la D maiuscola. Ora, questa sera sto di meno in diretta perché è già finita la mia ora, ma vi voglio dire una cosa. Ero in chiesa. E ho detto, per la mercoledì delle ceneri, e ho detto, ma quasi quasi questa sera vorrei concludere la diretta leggendo la preghiera a San Michele Arcangelo. E poi ho detto, ma forse è troppo la preghiera di San Michele Arcangelo, ma no, va, lasciamo stare. Però sentivo nel mio cuore che questa diretta dovevo chiuderla con questa preghiera. Ma sono sincera, avevo deciso di non recitarla in realtà, perché appunto mi sembrava un po' fuori luogo, un po' troppo, anche se in realtà la preghiera non è mai fuori luogo. E la cosa che mi ha lasciato poi sorpresa e motivo per cui ho deciso invece di concludere questa diretta pregando la preghiera di San Michele Arcangelo, anzi prima vi dico, avevo deciso di pregarla perché ho detto c'è veramente bisogno della protezione di San Michele Arcangelo con tutti gli attacchi che ci vengono fatti, solo lui ci potrà con l'aiuto di Gesù e di Maria far uscire vincitori, no, da questa battaglia. E, era quello il motivo per cui volevo recitarla e poi ho detto no, è troppo e poi quando alla fine della messa il sacerdote ci ha consegnato questo pieghevole sulla Quaresima 2018, leggo: parrocchie San Giovanni Battista, cioè io provengo da Torino e San Giovanni Battista insomma è il nostro santo per eccellenza, e San Michele Arcangelo. Quando ho letto questo ho detto no, devo concludere la diretta recitando la preghiera di San Michele Arcangelo, invocando la sua protezione e la sua guida su tutto il movimento, su tutto il popolo della famiglia. Questa sera reciterò questa preghiera e l'ultima diretta che farò reciteremo la preghiera proprio del popolo, di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù del popolo della famiglia. Anzi, io vi invito a pregare con me questa preghiera di offerta a San Michele Arcangelo e concludere così questa diretta. Principe nobilissimo delle gerarchie angeliche, anzi no, prima facciamo il segno di croce nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Principe nobilissimo delle gerarchie angeliche, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, mio dilettissimo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei vostri devoti e dei vostri servi, a voi oggi per tale mi offro, mi dono e mi consacro. Pongo me stesso, la mia famiglia e quanto a me appartiene sotto la vostra potentissima protezione. È piccola l'offerta della mia servitù, essendo io un miserabile peccatore, ma voi gradite l'affetto del mio cuore. E ricordatevi che se da oggi in avanti sono sotto il vostro patrocinio, voi dovete in tutta la mia vita assistermi e procurarmi il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio e il mio caro Salvatore Gesù e la mia dolce Madre Maria, ed impetrarmi quegli aiuti che mi sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendetemi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nel punto estremo della mia vita. È lui che dobbiamo invocare nel punto estremo della nostra vita, non un radicale che ci chiede le date. Venite allora, principe gloriosissimo, e assistetemi nell'ultimo combattimento e con la vostra arma potente respingete da me negli abissi d'inferno quell'angelo prevaricatore superbo che prostraste un dì nel combattimento in cielo. Così sia. Bene, cari amici, con questa preghiera vi saluto. E vi chiedo di condividere la diretta, vi chiedo di seguire il Popolo della Famiglia TV, vi chiedo di votare il Popolo della Famiglia, perché se entreremo in Parlamento riusciremo a bloccare queste leggi mortifere. Vi voglio bene, vi saluto dalla Calabria, un caro grande abbraccio. Ciao a tutti.